Buongiorno ragazzi, buongiorno e buon venerdì di nuovo. Oggi per me pancake salato. Oggi a pranzo io mangio il pancake salato. Oggi a casa mia ognuno mangia una cosa diversa perché ho molte rimanenze nel frigo e ognuno, che qua non si butta niente. Io mi faccio il pancake salato perché la roba che è rimasta è solo per loro, per me non è rimasta niente. Ok, allora il mio pancake: 100 g di albume, mezzo cucchiaio, cioè mezzo vasetto più o meno di yogurt greco bianco, così, si vede? No, non si vede niente, comunque quasi metà, non proprio metà, bello io col dito, aspettate, ecco qua, mi sono sciacquata le mani. Poi un cucchiaio bello colmo di farina, io uso quella d'avena ma potete usare anche quella lì normale ovviamente. Un bel cucchiaio raso di parmigiano, non poco, pochi, e giusto un pochetto di sale. Ok, metto questo e vado a shakerare. Pancake salato, ricetta fit ovviamente. C'è una bella shakerata, poi faccio, aspettate. Eccoci qua, padella bollente con un filo d'olio. Io sto continuando a shakerare. L'olio lo vado ad asciugare con lo Scottex e lo porto per tutta la superficie. Ecco qua. E mo vado a metterci il mio pancakeone, perché io lo faccio grande, non faccio i pancake piccoli, lo faccio grande. Lo faccio mo' di piadina, dopo lo farcisco e lo chiudo, poi faccio vedere. Allora. Olè. Faccio un bel pancake, lo stendo per tutta la superficie e lo faccio cuocere un paio di minuti per lato a fuoco basso ovviamente. Lo faccio vedere, aspettate. Ecco qua, allora quando si stacca dalle pareti, vedete, è cotto e lo andate a girare, però no, io lo voglio far fare un altro po' perché è ancora bianchino, la verità, faccio fare un altro pochetto, aspettate. Ecco qua, è pronto per essere girato, se si rompe mi arrabbio, non so tutto, ecco qua. Ma dall'altro lato lo faccio fare un poco più scuretto, in modo che quando lo vado a condire e giro viene bello. Ciao Fabio. Ciao. Ciao. Ecco qua raga, è pronto, vi voglio far vedere sotto com'è, sembra una piadina, guardate che bello, eh? Lo spengo perché è pronto. Ah, dovevo spegnere il gas, io spengo il bici, vabbè, spengo il gas e mo lo metto in un piatto e lo farcisco, poi faccio lì, aspettate. Comunque raga, a dir la verità sono le 10 di mattina, io mi sto preparando la base, il continuo del video lo registro dopo, a ora di pranzo, Però lo mondo tutto insieme, voi lo vedrete tutto insieme, ok? Però mo sono le 10, mo ho preparato la base, poi mo scendo, vado a fare un po' di spesa, poi torno, lo condisco e vi faccio vedere. Ma boh, è questa la verità, la verità è questa, ci vediamo tra poco, arrivederci. Però Maro, guardate quanto è bella sotto, Maro che spettacolo, pare proprio una piadina, buono! È quasi ora di pranzo, raga. Sta per tornare Marta pure da scuola. Io nel frattempo mi condisco la mia piadina. La mia piadina. Mo mi sono confusa perché tale qua la mia piadina. Il mio pancake salato proteico. Allora, che mo che torna Marta si deve fare lo shampoo. Mi devo dedicare a lei, la devo lavare, la devo sistemare. Allora, io la condisco con stracchino. Mi raccomando, questo piatto unico, perché è bello sostanzioso, 100 g di albume, mezzo yogurt greco, mezzo stracchino, qua, questo qua è lo stracchino di quanto pesa questo? 160 g, quindi 80 g di stracchino, è bello proteico, bello consistente, al limite proprio un poco di pane vicino, ma poco. Io ce lo metto, secondo me un 40-50 g di pane ce lo metto, che questo qua gonfia, cioè questo... questo pancake condito in questo modo, fatto in questo modo, sazia proprio. Ecco qua, allora stracchino su metà, rucola, guardate che bella, si vede? Guardate che bella. E i pomodorini, mo ce li taglio tutto sopra, che ho ovviamente già sciacquato. Vediamo questo, bello grossolana, mi piace così. Vediamo questo, aspettate, mo ce li metto tutti e vi faccio vedere. Eccola qua raga, guardate quanto è bella. Ora ci mettiamo un filetto d'olio, proprio così, un pizzico di sale sulla rucola e i pomodorini.
Ovviamente la potete condire come volete, eh? A me piace così e io la condisco così. Potete mettere il prosciutto cotto, il prosciutto crudo, la Philadelphia, formaggio spalmabile di qualsiasi tipo, scamorza, però quello che volete. Io stracchino, rucola e pomodorini, perché per me è la morte sua, è bella fresca. Ecco qua. Guardate che bella. Lo faccio vedere, me la spacco. Allora, questa qua si può mangiare sia fredda che tiepida. Io penso che la mangerò tiepida perché mi piace un po' di più, però si può mangiare sia fredda che tiepida. Ecco qua, guardate che bella, mi faccio pure l'assaggio. Buonissima, a me piace un sacco, a Marta per esempio non ci piace, perciò l'ho fatta solo a me. A Marta ci faccio la frittatina normale, però voglio, che spettacolo, un ottimo pasto per la dieta, arrivederci.